gli interventi normativi sono in particolare quelli che vedono, come fu nel caso Englaro, la possibilità da parte di un tutore di poter prendere delle decisioni al posto di questo soggetto. Ora, le decisioni che si possono prendere sono in punto di partenza decisioni curative e certo ci sono anche degli orientamenti giurisprudenziali legati in particolare alla legge del 2017, la 219, che fa intendere che ci potrebbero essere anche delle decisioni invece per l'interruzione dell'idratazione e l'alimentazione, in questi casi su richiesta di colui che ha la tutela di questi soggetti. Qui è fondamentale che ci sia un vaglio della magistratura davanti a eventuali richieste in questo senso, che ovviamente andrebbero motivate spiegando che si è in una situazione che rasenta l'accanimento, cosa che però giuridicamente è molto complessa da dimostrare, perché l'alimentazione e l'idratazione non sono configurabili come accanimento. Questo è escluso dalla stessa giurisprudenza del caso Englaro, che non lo qualificò come accanimento. Ovviamente qui invece esula totalmente tutto il tema della decisione della Corte Costituzionale sulla cosiddetta eutanasia attiva, che non può neanche astrattamente applicarsi a questi casi, perché lì la Corte invece chiede che ci siano delle sofferenze insopportabili, ci sia la coscienza e la consapevolezza piena del paziente. Ecco, già questo sono due condizioni che non sussisterebbero nei cosiddetti stati vegetativi. Ecco, perché ricordiamolo che gli stati vegetativi sono condizioni stabilizzate e non fasi terminali della vita, quindi la cura deve essere comunque garantita laddove non è possibile la guarigione. Esattamente, la cura deve essere garantita, e anche perché abbiamo a che fare con esseri umani che hanno delle reazioni. Bisogna fare molta attenzione a non intraprendere una china che possa ritenere queste esistenze come delle esistenze inutili. Qui questo concetto non può entrare dentro il mondo giuridico quando si parla di vita umana, e quindi la maggiore accortezza degli ordinamenti è preservare queste esistenze, ovviamente fare attenzione alle sofferenze laddove fossero conclamate, ma in assenza di queste continuare a sostentare queste persone e contestualmente creare un rapporto con le famiglie. Alcuni ordinamenti hanno puntato molto sul tema dell'autodeterminazione consentendo dichiarazioni anticipate di trattamento. C'è il rischio in alcuni paesi di una deriva? Il tema dell'autodeterminazione cosiddetta anticipata, che poi è il tema del biotestamento, in realtà anche in Italia ha visto la luce, perché in effetti se si scrivesse su un biotestamento che si rifiuta, laddove ci si dovesse trovare in un stato di incoscienza davanti a un intervento anche di sostentamento, si rifiuta tutto, sin anche l'alimentazione e idratazione, di per sé anche in Italia si può scrivere un biotestamento di tal fatta. Quindi in realtà il grande dibattito se alimentazione e idratazione possono essere o no rifiutate è finito con l'esito che è stato consentito il rifiuto, ed è anche la critica molto forte che viene fatta a quella legge del 2017 che ha aperto a queste forme, potremmo dire alla fine, di abbandono terapeutico. Può capitare che questi stati poi non siano permanenti. E in questo tema si introduce la questione delle cure palliative. Sì, il tema delle cure palliative è fondamentale, perché significa che l'ordinamento ha a cuore che i pazienti malati, siano essi terminali, siano anche non terminali, non soffrano, ed è il migliore antidoto a richieste disperate che
potrebbero anche esserci di interrompere la propria vita. E quindi è doveroso, cruciale, che lo Stato italiano investa tantissimo dentro il tema delle cure palliative.